Spero in questa crisi oggi in Italia, anche nei teatri, che appunto ritorni il balletto e quello classico soprattutto. Dovrebbe essere una cosa quasi normale, come all'epoca le nostre nonne ci portavano magari a teatro, a un museo. Andare in teatro è fondamentale perché ci si trovano dei punti di riferimento, di ispirazione per questi bambini. E al di là del loro lavoro quotidiano, del loro studio quotidiano che fanno nelle loro scuole, è importante relazionarsi e prendere da esempio vedendo, guardando tanti balletti e frequentando il teatro. Ho fatto tante coreografie per gli spettacoli per ragazzi, proprio rivolti, proprio creati per bambini, perché hanno bisogno di vedere i loro spettacoli, non delle cose rimediate oppure ridotte per durare meno tempo. E io dico che i genitori, è vero, devono seguire un po', devono stare dietro ai loro figli e si capisce che strada vogliono prendere, si capisce veramente, lo fanno capire e bisogna che li seguano. L'Italia è un paese legato alla tradizione ed è giusto che, insomma, in qualche modo, e non perché appunto con l'arte non si possa ritrovare questa tradizione che ormai è andata persa. Purtroppo l'Italia, ma in generale un po' il mondo, ha perso un po' le proprie origini, le proprie tradizioni, e una disciplina così ferrea come la danza classica può senz'altro aiutare a ritrovare alcuni principi che fanno parte proprio del nostro paese.